Qui c'è Ratzinger, nel 2000, quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Vorrei sapere se si può affermare che questo messaggio concerna solo il passato, che la visione è ormai compiuta e che non c'è, per così dire, pericolo per il futuro. Penso di sì, perché naturalmente il martirio è una realtà presente in tutti i secoli, ma qui si tratta di una storia molto specifica, di una storia di persecuzione, di una storia di violenza, di una storia di distruzione delle città, dell'essere umano. Penso che questo mondo delle distruzioni, delle violenze, delle guerre, culminante finalmente nell'attentato al Papa attuale, è il contenuto concreto positivo di questa visione, che non indica il percorso della storia futura. Altri avvenimenti certamente non indica. Qua c'è Ratzinger nel 2010, quando era Papa Benedetto XVI. Io dirsia che pensasse che la missione profetica di Fatima è stata concluita. A chi rivive aquele designio di Deus che intapela l'umanità desde os seus primordios, onde está Abel, teu irmão? A vostro sangue do teu irmão clama da terra a temim. O homem pode despoletar ciclo de morte e terror, mas não consegue interrompê-lo. Contraddizione. Ci tocca subire la fine dei tempi. Via con l'indagine. Ehi, scopriamone alcune. Salve indagatori. Il mio nome che ho scelto per i social è Mark Voice, voce di Marco. Il suo significato sarà chiaro con una certa indagine su un altro canale e della quale voi potrete diventare dei promotori. Questo canale serve per prepararsi ai prossimi tempi. La situazione politica mondiale ha cominciato a precipitare moralmente a partire dalla crisi dei missili di Cuba del 1962 e ancora dall'eversione politica in Ucraina del 2014. Ugualmente, la situazione religiosa mondiale ha cominciato a precipitare moralmente a partire dal Concilio Vaticano II del 1962 e ancora dalla non rinuncia del Papa Benedetto XVI del 2013. Le indagini di questo canale servono per comprendere il passato e per prepararsi ad affrontare i prossimi tempi. Via con le indagini. Settembre 2022. La terza parte del segreto di Fatima. Queste le parole di Ratzinger nel 2000. Qui si tratta di una storia molto specifica, di una storia di persecuzione, di una storia di violenza, di una storia di distruzione delle città, dell'essere umano. Penso che questo mondo delle distruzioni, delle violenze, delle guerre, culminanti finalmente nell'attentato al Papa attuale, Giovanni Paolo II, è il contenuto concreto, positivo di questa visione. Di questa visione. Benissimo. Se questa visione culmina nell'attentato a Giovanni Paolo II, allora ecco alcune immagini dell'attentato per confrontarle con la visione della terza parte del segreto di Fatima. Quindi, guardate certamente il Papa, ma anche l'ambiente circostante, le costruzioni e le persone,
Ecco, questo è un particolare dell'attentatore. Qui c'è la pistola, anche se non si vede bene. Qua c'è certamente il Papa colpito, ma anche la pena delle persone. La pena delle persone per la sorte del Papa. Qui c'è addirittura una persona in piedi. Ed ora il testo ufficiale della terza parte del Segreto di Fatima, fornito dal Vaticano il 26 giugno dell'anno 2000, col titolo Il messaggio di Fatima. Dunque, questa terza parte del Segreto comincia con abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, eccetera, prosegue. Andiamo al punto interessante. Benissimo, questo è il punto in cui viene citato il Papa. Il Santo Padre attraversò una grande città mezza in rovina. La Roma del 1981. E mezzo tremulo, con passo vacillante, gli scossoni della Jeep, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Cadaveri in terra. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati. Un gruppo. Che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. Vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Vi sembra che questa visione abbia descritto l'attentato a Giovanni Paolo II del 1981? Invece, questa terza parte del segreto sembra la raffigurazione di un particolare della persecuzione dei cristiani descritta nel libro della Bibbia Apocalisse, in inglese The Revelation, al capitolo 13. E vidi salire dal mare una bestia. Questa è la indicazione del cattivo. Le fu concesso da chi? Da Dio, perché tutto viene rimandato alla permissione di Dio, Dio che concede il permesso. Le fu concesso di fare guerra contro i santi, che sarebbero i cristiani, e di vincerli. Chi ha orecchi, ascolti. Colui che deve andare in prigionia, vada in prigionia. Colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi, dei cristiani. Rivediamo il segreto di Fatima. Il Santo Padre attraversò una grande città mezza in rovina. Afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Venne ucciso da un gruppo di soldati con vari colpi. Allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri, vescovi, sacerdoti, religiosi, eccetera. I santi. I cristiani.
cosa accadrà in futuro? Papa Benedetto XVI a Fatima nel 2010. A Fatima Benedetto XVI ha parlato in portoghese. Pertanto, dal sito vatican.va, questo è il testo ufficiale dell'omelia, dove appunto si legge: si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Qui rivive quel disegno di Dio che interpella l'umanità sin dai suoi primordi. Dov'è Abele tuo fratello? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. L'uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce ad interromperlo. Secondo Papa Benedetto XVI, si avrà da una parte Dio che interpella l'umanità. Dunque è qualcosa che riguarda il mondo intero. E dall'altra parte, l'uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce ad interromperlo. Sembra quindi che in tutto il mondo l'uomo ucciderà l'uomo. E in più, poiché richiama la vicenda di Caino e Abele, dov'è Abele tuo fratello? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Sembra che non si tratterà solo di guerra tra stati diversi, ma anche all'interno di ciascuno stato. In pratica sembra che tutto il mondo diventerà come, per esempio, il Ruanda del 1994, quando la popolazione fece una guerra civile che causò 900.000 morti in poco più di un anno, e per la maggior parte a colpi di macete. Niente armi sofisticate. Quindi, riprendendo l'affermazione di Ratzinger, l'uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce ad interromperlo. Sembra dunque che potrebbero innescarsi dei cicli ripetitivi di guerre, di crisi economiche, di carestie, di nuove malattie, di infestazione dei raccolti, dei quali prima gli stati si accuserebbero a vicenda e si farebbero guerra, ma poi anche all'interno di ciascuno stato vi saranno rivolte e guerre civili per la sopravvivenza, sia contro i vari governi, ma anche di una parte della popolazione contro le altre, per il sospetto di collaborazionismo, con ciò che ciascuna parte considera come il vero nemico. E altre cause ancora. Homo homini lupus. Come conferma che nel 2010, secondo Ratzinger, il terzo segreto di Fatima riguarderà il futuro, egli lo aveva detto anche 2 giorni prima. Sempre dal sito vatican.va, viaggio apostolico in Portogallo nel 10° anniversario, intervista concessa dal Santo Padre Benedetto XVI ai giornalisti durante il volo verso il Portogallo. 11 maggio 2010. Qui abbiamo la domanda. Colui che formula la domanda è Padre Lombardi, il portavoce allora del Vaticano.
Grazie, e ora veniamo a Fatima, dove sarà un po' il culmine, anche spirituale, di questo viaggio. Santità, quale significato hanno oggi per noi le apparizioni di Fatima? Oggi, per noi. E quando lei presentò il testo del Terzo Segreto nella sala stampa vaticana nel giugno del 2000, c'erano diversi di noi e altri colleghi di allora, giornalisti. Le fu chiesto se il messaggio poteva essere esteso al di là dell'attentato a Giovanni Paolo II, anche alle altre sofferenze dei papi. Per esempio, è possibile, secondo lei, inquadrare anche in quella visione le sofferenze della Chiesa di oggi? Per i peccati degli abusi sessuali sui minori? Questa è una possibile interpretazione di Padre Lombardi. Vediamo la risposta di Benedetto XVI. Papa. Oltre questa grande visione della sofferenza del Papa, che possiamo in prima istanza riferire a Papa Giovanni Paolo II, sono indicate in realtà del futuro della Chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano. Quanto alle novità che possiamo oggi scoprire in questo messaggio, vi è anche il fatto che non solo da fuori vengono attacchi al Papa e alla Chiesa, ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall'interno della Chiesa, eccetera, eccetera. Visto? Realtà del futuro, che man mano si sviluppano e si mostrano. Novità che possiamo oggi scoprire, ma che erano già nel segreto, che si diceva chiuso, concluso, conchiuso nel 1981. Purtroppo la fine dei tempi, avvisata con la terza parte del segreto di Fatima, non è dietro di noi. No. La catastrofe della fine dei tempi è avanti a noi. Dopo la fine dei tempi seguiranno nuovi tempi. Dopo la brutta notizia che la fine dei tempi è avanti a noi, occorre considerare che, secondo il libro dell'Apocalisse della Bibbia, in inglese The Revelation, questa non sarà la fine del mondo. Il mondo proseguirà con noi. Infatti, il libro specifica che la fine del mondo avverrà 1000 anni dopo la fine dei tempi, dove 1000 anni simboleggiano un tempo incalcolabile, ma determinato. Precisamente, prima è posta l'affermazione «non vi sarà più tempo». È da qui che viene la definizione di «fine dei tempi». Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compierà il mistero di Dio. Quale? E che cosa precisamente causerà la fine dei tempi? Eccola qui. È giunta la tua ira, ossia il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, i profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra. Questa è la causa della fine dei tempi,
il giudizio di Dio. Ripetuto anche 3 capitoli dopo, è giunta l'ora del suo giudizio. Cosa prevede il giudizio della fine dei tempi? Questo è il giudizio. La bestia, ossia il cattivo che ucciderà i cristiani, fu catturata e con essa il falso profeta, un suo servo. Ambedue furono gettati. E anche afferrò il drago, il serpente antico. Il serpente antico è il terzo personaggio negativo che causerà il giudizio di Dio. È la Trinità satanica, che è il diavolo e il Satana, e lo incatenò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso, lo rinchiuse e pose sigillo sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, ma nazioni fino al compimento dei 1000 anni, dopo i quali deve essere lasciato libero per un po' di tempo. Ecco, questi 1000 anni con Satana incatenato sono i nuovi tempi, successivi alla fine dei tempi. Ripeto, dove 1000 simboleggiano un periodo incalcolabile ma determinato. Infatti, poi è scritto, quando i 1000 anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere. E cosa accadrà? Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò. E il diavolo che li aveva sedotti fu gettato. Per sempre. È solo dopo questo evento che si ha la fine del mondo. Per il nuovo mondo. Scomparvero dalla sua presenza la terra e il cielo senza lasciare traccia di sé. Puff. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. È il nuovo mondo. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, eccetera. Questo è il nuovo mondo. Ma non è per noi. Per noi c'è la fine dei tempi. Per i nuovi tempi. I nuovi tempi della santità mondiale. Sempre secondo il segreto di Fatima, questi nuovi tempi saranno caratterizzati dalla santità. Infatti, a Fatima, la Madonna ha rivelato: per salvare i peccatori dall'inferno, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Finalmente, il mio cuore immacolato trionferà. Il cuore significa le intenzioni di una persona. E il cuore di Maria, le intenzioni di Maria, sono immacolate dal peccato perché sono tutte rivolte al vero bene degli uomini senza alcun guadagno personale. Pura generosità. Invece, l'affermazione che il suo cuore trionferà significa che gli uomini che rimarranno dopo il giudizio di Dio della fine dei tempi saranno solo quelli che avranno imitato la santità di Maria durante la fine dei tempi, seguendo le 7 virtù
della santità. Fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, che significa costanza, e temperanza, che significa equilibrio. Coloro che avranno esercitato queste virtù avranno dato dimostrazione a Dio e agli uomini di aver controllato le tendenze innate all'odio, alla vendetta, alla distruzione, all'inganno, al furto, all'omicidio. Solo queste persone meriteranno di vedere e di costruire i nuovi tempi. A cosa servono i nuovi tempi? È detto sempre nella stessa frase del segreto. Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Finalmente, nei nuovi tempi, il mio cuore immacolato trionferà. Dunque, lui vorrebbe tutti in paradiso. Nei nuovi tempi, gli uomini che andranno all'inferno, dopo la morte, saranno molti di meno di quelli attuali. Secondo questa frase, per questo motivo Dio viene ad effettuare questo giudizio intermedio sulla terra per tutta l'umanità. Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Finalmente, nei nuovi tempi, il mio cuore immacolato trionferà. Lui vorrebbe tutti in paradiso. Titolo un po' lungo. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Per affrontare l'angoscia degli eventi della prossima fine dei tempi, è utile non pensare tanto alle guerre, alle carestie, alle pestilenze, alle violenze che la caratterizzeranno, quanto concentrarsi, prepararsi e vivere già ora secondo i nuovi tempi che inevitabilmente seguiranno. Per esempio, è utile non preoccuparsi tanto della venuta dell'Anticristo, coi suoi super prodigi, prodigi, super prodigi, mega prodigi, che si farà proclamare Cristo per cercare di sterminare i veri cristiani. Infatti, pretenderà il diritto di completare la missione della Chiesa. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato e sarà salvato. Ma chi non crederà all'Anticristo, che si fa proclamare Cristo, sarà condannato. È in questo modo che cercherà di sterminare i veri cristiani. È invece più utile, molto più utile, preoccuparsi della venuta di Cristo
che sarà nella gloria divina, quando tutti gli uomini si ritroveranno in ginocchio nello stesso istante, ovunque nel mondo, e riceveranno il giudizio eterno, anche se non sono ancora morti. Altro che prodigi, super prodigi, mega prodigi. Infine, è utile non concentrarsi tanto sul rischio di perdere la vita violentemente o nell'abbandono, nell'aldiqui. Infatti, molti giusti perderanno la vita. È molto più utile concentrarsi sul rischio dell'inferno nell'aldilà. Prossima indagine, la Chiesa durante la fine dei tempi. Ciao indagatore!